Ciao ragazzi, allora, oggi approfittando del progetto in corso vi spiego un attimo come rifare gli avvolgimenti di un motore multipolo. Allora, il caso tipico di quelli più piccoli sono tre poli. Per cui è abbastanza semplice, ogni contatto fai un avvolgimento su un polo e lo colleghi al contatto successivo. Mentre quelli multipolio sono un po' più complicati. Allora, questo, un esempio, è un 10 poli. Gli avvolgimenti andranno fatti in una certa maniera. Allora, intanto per capirsi, gli avvolgimenti dovranno prendere 4 segmenti. Quindi partirà il filo, prenderà 4 segmenti e via dicendo. Perché 4? Allora, vi mostro così. Come potete vedere, vediamo se qua c'è qualcosa per indicare. Allora, come vedete, potete vedere, il polo dello statore va a coprire esattamente 4 segmenti. Poi questi sono in aria, liberi, e gli altri 4 riempono l'altro polo. In linea generale, con i rotori multipolo, siccome i poli sono sempre pari, basta fare il numero di poli meno 2 e poi diviso 2 per sapere quanti segmenti bisogna abbracciare con la bobina. Ora, come fare gli avvolgimenti? Adesso vi faccio vedere. Allora, questo, diciamo, il contatto è su questa linea centrale qua, un po' sfasato. Lo sfasamento serve per dare l'anticipo al motore, praticamente. Comunque, voi trovate il contatto, bene o male. Vedete che è sovrapposto a un segmento, bene o male la linea, questa qua diventa la linea centrale che tocca il segmento. Ora vi faccio vedere. Ora, voi fissate facendo un anellino il primo filo in un contatto. Poi questo, vedete? Sarebbe il centro, quindi io vado indietro di qua di 2, così, poi da qua prendo 4 poli, così. Ora io ho fatto solo 3 spire per farvi vedere. Una volta fatto questo, che avete fatto il numero di spire deciso, andate al contatto successivo, vedete, ci fate un anellino qua e dopo, da questo momento in poi, basta che scalate di un segmento. Quindi se prima avete preso questo, ora entrate qua. Da questo punto contate 4 poli e andate di qua. Quindi si fa così. Tre fili. E adesso, come prima, si va al contatto vicino, gli si fa intorno l'occhiello e si prende il successivo.
ok? E si inizia a fare la treccia, e qua sotto vedete si fa la treccia tipica degli avvolgimenti del motore. Spero sia sufficientemente chiaro. Adesso magari gli faccio due foto che aggiungerò in fondo al video. Ciao, alla prossima.